Questa volta cambiamo completamente tema perché parliamo di animazione sostanzialmente, quindi di cinema, di filmografia e lo facciamo con il nostro ospite Marco Savini. Benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito qui al Wild Next Fest. E allora, anzitutto come presentare Marco? Allora, il clicker credo sia in fondo lì, adesso dalla regia credo ce lo forniranno. Nel frattempo, intanto ti vediamo di raccontare un po' chi sei e che cosa fai. Allora, per dirla molto in sintesi, sei il fondatore di Big Rock. Big Rock, che è l'Instituto of Magic Technologies. Nell'informarmi un po' nella preparazione per questa chiacchierata, ho trovato una cosa che secondo me riassume in quattro parole il tuo ruolo e quello che fai. Big Rock forma sognatori. Una frase credo tanto sintetica quanto efficace. E sostanzialmente quindi la tua esperienza qual è? Quella di avere creato un'azienda con la quale formi le persone che potranno in un futuro lavorare nel campo dell'animazione e della computer grafica, giusto? Giusto. Ok, allora, Io avevo un cosa non da fare appena anch'io. arrivano i supporti tecnici, direi che possiamo passare alla presentazione di Big Rock. Mi fanno cenno dalla regia Fanno che sì, manca quindi qualche vuol dire. istante, quindi direi che ormai ci Ecco, siamo. ma io posso fare click o fanno loro? Potrà fare clic. Eccolo, Forse l'hanno ah, lasciato qua. forse è questo qui. Perfetto, facciamo una prova. Devo puntare da qualche parte? Sì. Eccolo, perfetto. Ok. Beh, spiegare cosa faccio non è facile, nel senso che quello che faccio io non sono ancora riuscito a spiegarlo a mia mamma, quindi questo qui è già un problema. E allora ho cercato di spiegarlo in questo modo. Voi sapete chi è questa persona? Questo qui è il dottor Spock, sai quello di Star Trek con l'orecchio a punta? E siccome lui è un artista, nessuno sa chi è. E effettivamente chi fa l'artista non fa un lavoro vero. So che un artista è uno che, vabbè, però un lavoro vero è un avvocato, un direttore, un medico, un manager, roba del genere, mentre un artista. Questo sapete chi è? Adesso forse provo a schiacciare. Come posso fare? Eccola. Questa qui invece sapete chi è? Questa tutti sanno chi è, perché lei ha un lavoro vero, è Samantha Cristoforetti, è un'astronauta, un pilota militare, 5 lingue, 2 lauree. Il problema con Leroy, che è quello ragazzo, il signore di prima, è che l'anno scorso è morto. E quello che è successo, Samantha in orbita, perché quella è l'orbita terrestre, quella lì è la Terra, ha fatto il saluto di Star Trek, che è quello con quella mano così, e ha indossato la maglietta di Star Trek, che è quella con quel simbolo. E questo perché? Perché lei effettivamente ha un lavoro vero, soltanto che lei, come molti di voi, come tutti quanti, è stata ispirata probabilmente quando era giovane da Star Trek, dal film, e per questo è voluta diventare astronauta. E come lei, un sacco di altra gente magari ha costruito navi spaziali, come la base spaziale su cui è adesso, o tutti i razzi che servono per andare nella base spaziale, per esempio. Per cui io non so usare questa fa. Eccolo. Per cui è vero che gli ingegneri, i dottori, i medici sono persone con un lavoro vero, però a loro pari i sognatori hanno lo stesso peso, perché un sognatore immagina il futuro e poi ci sarà qualcuno che lo realizzerà, no? Come voi siete stati ispirati da libri o da quadri o da video, qualsiasi roba, avete cambiato la vostra vita in base a quello, probabilmente hanno lo stesso peso. Noi a Big Rock sostanzialmente formiamo sognatori, cioè che noi formiamo tutta la gente che disegnerà i prossimi film, cartoni animati, effetti speciali, eccetera, eccetera. Quando ho iniziato a fare computer grafica, sostanzialmente sono uscito dalle superiori e il tema era voglio fare medicina, solo che medicina, i primi riferimenti erano nel 2700 avanti, che dovevo studiare un sacco di storia per fare medicina, quindi c'è un sacco di cose da studiare, allora no. Poi ho provato un altro lavoro vero che era architettura, ma anche lì mi va male perché anche lì la prima architettura era più o meno il 3000 avanti Cristo, quindi sono 5000 anni di storia, anche lì sono un sacco di libri. Medico, ingegneria, più o meno stessa cosa, quindi mi va male anche ingegneria. Ho provato fotografia, che la prima foto è del 1800, quindi già mi andava un po' meglio. Poi alla fine ho scoperto la computer grafica, che è nata ieri. Praticamente la computer grafica non ha storie, e allora ho scelto computer grafica, così almeno era più facile studiare. E il primo esempio di computer grafica è questo. Penso che tutti quanti voi, quando vi immaginate uno che fa computer grafica, è quella persona lì. Quello nerd con gli occhiali, con lo scotch sugli occhiali, il genio. Quando io dico che ne so, io faccio computer grafica, la seconda cosa che ti chiedono è io ho un problema con Word, me lo sistemi. Tu gli rispondi non lo so usare, impossibile. Però effettivamente è così, perché tutti hanno quell'idea lì. Che
Questo è stato il primo film invece in computer grafica, Tron. Voi avete mai visto Tron? Chi è che ha visto Tron? Comunque l'hanno visto 10 persone, sono tutte presenti, quindi ottimo. Lì nessuno ha capito che la computer grafica effettivamente aveva un impatto economico. La computer grafica lì hanno fatto alcune scene carine, ma nessuno si era accorto di questa cosa. Poi sono arrivati questi. Questi hanno fatto Toy Story, chi è che ha visto Toy Story o sa che esiste Toy Story, e hanno cominciato a fare i milioni di euro o di dollari. Allora hanno capito che la computer grafica forse poteva essere un lavoro vero. Adesso, questo per esempio è quello che facciamo in computer grafica. In computer grafica si prende un software qualsiasi, si fa create, polygon, cube, move, vertex, sono quattro comandi veri, quindi si crea un cubo e si spostano i vertici. Questa cosa si fa un milione di volte. Quindi uno che fa computer grafica fa questa cosa tutto il giorno e dopo un giorno di lavoro così il risultato è questo, quel cubo lì praticamente, no? Lo faccio altri milioni di volte questa cosa e il risultato dopo è questo. L'astronave di Star Trek, perché effettivamente un'astronave di Star Trek si fa così, si modellano poligoni, si appiccicano texture, roba del genere, viene fuori quello. E la figata è incredibile che poi c'è un sacco di gente che si sbatte a costruire astronavi veramente, a trovare motori a curvatura, a andare su Marte, a fare il teletrasporto, a fare un sacco di cose che soltanto degli artisti hanno immaginato. Noi, se voi quando arriveremo su Marte, che sarà tra 5-6 anni, 7 anni, probabilmente voi l'avete già visto The Martian, il film, quello che è stato abbandonato su Marte. Non sarà come quando siamo andati sulla Luna la prima volta che wow, arriviamo sulla Luna. Oggi se andiamo su Marte, boh, siamo già stati su Marte, l'abbiamo già visto. Quando ci faranno vedere video di Marte sarà normale, non sarà una cosa pazzesca, perché ce lo siamo già immaginato. C'è un sacco di gente che si sta già sbattendo per andare su Marte. Questo è il motivo con cui insegniamo a scuola. Invece che insegnare, voi avete mai giocato con i Lego? Sostanzialmente quando giochiamo con i Lego tutti quanti, se compriamo tutti quella scatola lì di Lego, adesso la apriamo tutti quanti e tutti faremo, dopo un'ora, due ore, dipende quanto siamo bravi, quel camioncino lì, perché seguendo le istruzioni tutti otteniamo esattamente quello. Però dopo poco metteremo quei Lego dentro dentro una scatola, perché quello che abbiamo capito è che semplicemente i due mattoncini si mettono uno sopra l'altro, fine. E quindi quei Lego lì diventeranno un castello, un'astronave, una macchina, quello che vi pare a voi, no? Solo che quando poi andate magari a Legoland, scoprite che a fianco, Legoland è come Disneyland però per i Lego, scoprirete che lì c'è San Pietro fatto di Lego. E voi dite, scusa, com'è possibile che io non faccio nemmeno il Castello delle Princi e questo fa San Pietro? Perché probabilmente quello lì ha il dono di modellare con i Lego e voi no. Per cui ognuno di noi ha un dono in qualcosa. Voi avete il dono nella matematica e quello a fianco a voi a scuola si sarebbe sparato un colpo in fronte. Poi lui traduceva al latino come se fosse acqua e voi vi sareste sparati un colpo in fronte, no? Perché a scuola su 10 materie probabilmente una è la vostra scelta, le altre no. E poi se vi guarderete magari a 40 anni o a 50 anni vi accorgerete che quella di cui eravate innamorati è quella che vi ha modellato tutta la vita, no? Per cui noi a Big Rock quello che facciamo è cercare di capire questa cosa e spiegarla ai ragazzi. Perché questa è la terza settimana di corso, noi gli diamo una macchina tutta grigia, colorata così, non hanno mai visto il software in computer grafica, niente. Gli spieghiamo come si usano i pennelli, quindi sono proprio dei pennarelli colorati con cui possono disegnare su quella macchina. Diamo questo set di pennarelli a tutti e gli diciamo adesso disegnate la macchina come vi pare. Ognuno di voi la fa come vuole. Uno l'ha fatta così, altri l'hanno fatta così, altri ancora così. Quindi ognuno di loro la disegna come vuole, ognuno ottiene il proprio risultato, perché ognuno è più o meno portato a fare qualcosa, no? Dopodiché, quello che succede è che quando escono dalla nostra scuola vanno a finire più o meno lì, nel senso che tutto il 99% dei film in computer grafica al mondo ha un nostro ex corsista nei titoli di coda, nel senso che noi, sembra assurdo, ma siamo quelli che quando andiamo a vedere il film entriamo quasi verso la fine perché ci piace leggere i titoli di coda invece che vedere il film, perché troviamo sempre qualcuno di noi. E l'elenco dei film è abbastanza impressionante, tutti sostanzialmente, il 99% dei film. E questa cosa l'abbiamo ottenuta usando un piccolo trucco a scuola, che lo conoscono tutti i bambini di 4-5 anni, che è tutto è possibile, no? Tu quando hai 4 anni è veramente tutto possibile. Tu a 4 anni prendi un cartone, ti sembra di essere su un'astronave che va sulla Luna, no? Poi invece fai tutte le superiori, fai la scuola, paghi il mutuo di casa, fai un casino, figli, macello, e lì dici, vabbè, quello lì è un cartone, non è un'astronave, no? Invece quello che spieghiamo noi ai ragazzi è che il cartone può diventare un'astronave, dipende solo da te, se lo fai diventare o meno un'astronave, no? E allora per farlo li portiamo 3 settimane nel deserto tra lo Utah e la California, siamo in 10 macchine,
La Jeep che è davanti sceglie la strada che vuole, basta che la strada sia sterrata, non puoi tornare indietro e non devi abbandonare nessuno e non devi avere cartine o GPS, quindi vai completamente a caso. E lì dentro questi ragazzi hanno più o meno 20 anni, scopri che veramente tutto è possibile. Vediamo posti tipo questi, per esempio, dove ci perdiamo e dove scopri che puoi fare veramente quello che vuoi. Vuoi fare una roba? Falla. Perché l'unico vincolo sostanzialmente sei tu. Per esempio, vedete questa immagine, questa foto? Notate qualcosa di strano nella foto? Vediamo il primo che... Vedete un puntino bianco? Si intravede a malapena. Sapete dov'è quella foto lì dove è stata scattata? Quella foto lì è su Marte. Quella lì l'ha fatta Curiosity, che è il robottino che sta girando su Marte, e noi siamo quel pixel bianco che nemmeno si vede. Quindi tutti i casini che facciamo, la guerra, i bordelli, tutte le preoccupazioni, noi siamo quel pixel che nemmeno si vede, e Marte è veramente attaccato alla nostra Terra. Cioè che Marte è veramente a un centimetro, non è un'altra galassia o qualsiasi altra roba. Per cui ragazzi cerchiamo di farli andare su Marte e spiegargli, guarda, tu sei quel pixel lì, quindi cerca di ridimensionarti, perché fuori dalla Terra ci sono un sacco di cose da scoprire. È come andare a scoprire l'America. Una volta che hai scoperto l'America, boh, c'è l'America, figata. Noi siamo quel pixel, immaginatevi fuori là cosa c'è. Quanta energia sprechiamo a perdere tempo dicendo non si può fare, è impossibile, no, non ce la farò mai. Quel pixel. E adesso volevo farvi vedere un video che è l'ultimo viaggio in America. Quando vi ho parlato prima del viaggio in America, questo è l'ultimo viaggio che abbiamo fatto. Vi ho portato un video per farvi vedere che le facciamo veramente queste cose, non è finto. Quindi adesso se parte. Arriva. Chiudi gli occhi e dammi la mano. Vedrai che il mondo è un posto magnifico. E vasto sarà il tuo unico pensiero. Impara il silenzio assordante del deserto. Credi nel caso. Le belle storie esistono davvero. Preoccupati per il gruppo. Trascina la tua squadra fino alla meta. Un passo alla volta. Un problema alla volta. Stai per cominciare un sogno. È la tua occasione per perderti. Così finalmente potrai ritrovare la tua strada. Al mio tre, apri gli occhi. Uno. Due. Tre. Cosa carina che facciamo nel deserto è che abbiamo una bottiglia del tempo, che è una bottiglia di plastica, dove dentro i ragazzi scrivono un messaggio a quelli che verranno nel futuro, ai prossimi masteristi che arriveranno tra 6 mesi. Scrivono un messaggio, lo imbottigliano, lo nascondono nel deserto, lo geolocalizziamo e quelle coordinate si danno il primo giorno di corso al master successivo. Adesso il 23 giugno ripartiamo, torniamo nel deserto, andiamo a cercare questa bottiglia e leggiamo il messaggio che ci hanno lasciato i ragazzi 6 mesi fa, come se voi poteste scrivere a quelli che stanno per fare l'esame in terza media, che finché ci sei dentro è un casino, no? Poi invece se l'hai già fatto puoi dirgli guarda, stai tranquillo, stai calmo, ed è bello sentirselo dire da chi è passato pochi mesi prima nella tua stessa situazione. E dopo i ragazzi quando lo trovano nel deserto, siccome abbiamo conosciuto degli indiani in Hawaii, insomma un sacco di cose, bruciano questo messaggio nel deserto perché devono essere liberate le parole, nascondono quello nuovo. E i ragazzi tornano in Italia e la prima cosa che fanno è contattare i vecchi masteristi, dirgli abbiamo letto il vostro messaggio, che bello, grazie, fantastico, dov'è che lavorate? Perché in 6 mesi loro, l'80% di loro trova lavoro in giro per tutto il mondo, per cui è facile poi avere un contatto, e 6 mesi dopo ce ne saranno altri 80 che ti chiameranno e ti diranno dov'è che lavori, ho letto il tuo messaggio nel deserto e bla 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 bla. E basta, quindi adesso non so se... Sì, allora direi che anzitutto hai un centinaio di nuovi aspiranti studenti qui che si aggirano per il parco.
Ma a proposito di questa scuola, come è nata questa idea? Quando l'hai pensata? Beh, è nata dalla disperazione, nel senso che io facevo il pilota militare, poi ho abbandonato e ho iniziato la cosa più avventurosa che potevo fare dopo aver pilotato aerei militari, era disegnare il futuro. E il futuro in quel periodo lì era la computer grafica, perché non c'erano... Era come andare su Marte con la computer grafica, erano tutte cose, computer pazzeschi, disegnare cose che non esistevano. Poi da lì, piano piano, ho scritto un po' di libri, un po' di cose su Maya, che era il software che in quel periodo lì stava uscendo, e dopo alla fine dovevo pagare l'affitto, e quindi l'idea era di aprire una scuola che mettesse nelle mani dei ragazzi la creatività del computer, no? Perché quando ho iniziato io, la computer grafica Maya costava 100 milioni di vecchie lire, e il computer su cui girava, che era una Silicon Graphics, costava altri 100, no? Per cui un ragazzo che esce dalle superiori era difficile che mettesse le mani su una roba del genere, no? Però credevo che la tecnologia da lì a poco sarebbe diventata talmente semplice da usare, i prezzi si sarebbero talmente abbassati, che chi doveva usare quella tecnologia doveva essere un artista e non un ingegnere o uno certificato per poter mettere le mani su quel computer, no? Per cui ho aperto la prima scuola in Italia che permetteva ai ragazzi a un costo accessibile di fare questi corsi, no? E che si chiamava Big Rock, appunto, e da quando l'ho aperta le iscrizioni non si sono più fermate. Io sono rimasto ancora al budget del mio divano rosso IKEA, che era tutto quello che avevo, e oggi è incredibile, formiamo più di 200 persone l'anno, siamo in tutte le case di produzione più grandi al mondo, e abbiamo corsisti dappertutto, in tutti i titoli di coda. È impressionante Big Rock oggi, per me è ancora il mio divano rosso, ancora non ho fatto il collegamento, è una società vera, però è incredibile vedere quanta gente è nata dicendo non so cosa fare, e poi lo trovi nei titoli di coda di un film, o come tra poco lo leggete come vicepresidente di Pixar o robe del genere, quindi fa impressione fare una cosa del genere. Beh, e ora che hai realizzato, insomma, che la tua impresa non è più stata così un tentativo ma è riuscito benissimo, che cosa si prova a collaborare con le grandi aziende cinematografiche mondiali? In realtà bisogna spezzare una lancia, cioè un'azienda, posso divago un attimo, perdo un attimo il filo della domanda che ha fatto lui. L'azienda non è realizzata, nel senso che una cosa che abbiamo a Big Rock, che è fondamentale, che è una cosa anti-imprenditoriale, che adesso chi fa l'imprenditore si rizzeranno i capelli, noi abbiamo un'aspettativa di vita di 6 mesi, cioè, nel senso che se noi saltiamo un master chiudiamo, e questo lo facciamo perché abbiamo una bandiera dei pirati enorme, gigante, attaccata dentro in uno dei piani di Big Rock, perché se ci pensate una frase banale è chi nulla ha nulla perde, e fa delle scelte che non faresti mai se avessi delle cose da perdere, no? Per cui Big Rock, tutto quello che guadagniamo lo reinvestiamo completamente subito dentro, per poterci permettere di fare scelte che non faremmo mai se avessimo un bel conto in banca, se fossimo una società di quelle, sai, tipo grossa, che fa fatica a muoversi, no? Invece noi siamo piccolini, riusciamo a muoverci, riusciamo a cambiare in fretta, ogni 6 mesi sconvolgiamo tutto, perché l'idea di mia e di tutti quelli che lavorano con me è che se tu arrivi a 80 anni, sei fortunato, e magari hai anche dei nipoti, e sei ancora più fortunato, allora di sicuro non racconti che hai 1 milione di euro in banca, perché questi nipotini di 6 anni ti guardano e ti dicono vabbè, quindi io certe volte mi vergogno di dire cosa ho fatto negli ultimi 6 mesi. Siamo stati in America, abbiamo conosciuto gli indiani, abbiamo visto cose incredibili, abbiamo volato su caccia, abbiamo fatto wow, cioè certe volte a metà mi fermo perché dico non risulti credibile. Quella è la vera forza di un'azienda, cioè della nostra, di Big Rock, cioè poter raccontare delle cose incredibili ogni 6 mesi e poter formare sognatori che poi entrano in queste aziende e ti raccontano com'è la vita dall'altra parte, è ancora più incredibile, perché prendi una persona che magari esce dalle superiori, gli cambi la vita e poi lui va a fare il lavoro che ha sempre sognato. Insomma, questa cosa qui è quello che ci muove tantissimo. Collaborare con le grandi aziende, in realtà noi non è che collaboriamo con loro, noi gli forniamo il personale che poi farà gli effetti speciali e tutto il resto per loro, quindi la collaborazione è semplicemente ci chiamano una volta ogni 6 mesi, quanti ce ne mandate? Questa è la collaborazione, facciamo una specie di tratta degli schiavi sostanzialmente. Li formate, li preparate esatto. Per il futuro. Ma a parte il fatto che questi studenti li lasciate a un certo punto abbandonati nel deserto e devono sopravvivere, il resto del corso, la tua scuola come ce la dobbiamo immaginare? Beh, la scuola è una cascina in mezzo al niente, siamo in una vicino all'aeroporto di Venezia. Siamo in un campo enorme, abbiamo questa cascina di 3 piani, con un parco, tutto quanto. E la cascina è stata fatta lì apposta proprio perché pensiamo che quando devi andare a scuola, devi andare intanto in una scuola, non devi andare in un appartamento, in una palazzina che fa altro, e poi tu in uno dei piani c'è la tua scuola, ma tutto deve essere scuola. E poi perché abbiamo un sacco di regole lì dentro
che per noi sono fondamentali. Cioè, un artista, per esempio, si sa che un artista è uno che non veste in giacca e cravatta, che rompe le regole, che non è antisociale o robe del genere, no? Però per essere quello devi prima essere stato in mezzo alle regole, devi prima essere stato in giacca e cravatta, devi rispettare gli orari, devi rispettare un sacco di cose, perché rompere le regole senza esserci mai stato dentro è una cosa che lascia il tempo che trova. Rompere delle regole dove tu ci hai vissuto dentro è costruttivo, perché vuol dire che ne farai di migliori. Per cui nella cascina, per esempio, noi abbiamo un badge, come quando si timbra in fabbrica sostanzialmente. I corsisti hanno questo badge che gli serve per avere sconto al cinema, per prendersi il caffè alle macchinette o per fare l'ingresso la mattina. Le lezioni iniziano alle 9:30, se loro arrivano alle 9:31 perdono la giornata. Li lasciamo fuori, non entrano, non è che entrano un'ora dopo. Oppure se consegnano il loro esame alle 6:01 invece che alle 6, come se non avessero fatto l'esame tutta la settimana. Perché ci sono delle regole molto fisse che devono essere rispettate, devono imparare a vivere con queste regole al minuto proprio. Perché immaginate che voi prendete la metro ogni giorno, se il macchinista della metro la mattina dice vabbè non ce l'ho, stamattina arrivo con un'ora di ritardo, voi date di matto, no? Stessa cosa un artista, se un artista consegna il film non in quel giorno ma il giorno dopo, un minuto dopo, un'ora dopo, anche lui deve dare di matto, perché per cui deve prima capire le regole e poi le può cambiare. Allora lì abbiamo fatto questa cascina nel nulla, apposta perché lì ce ne sono un sacco di queste regole, e proprio perché per 6 mesi siete completamente isolati da tutto, non ci sono locali, non c'è niente, c'è un paesino a fianco che abbiamo colonizzato, abbiamo preso una palazzina intera con 24 appartamenti, il bar dei cinesi, tutto quanto, il paesino ha 10 abitanti, 200 siamo noi, per cui non puoi fare nient'altro che fare computer grafica per 6 mesi, anche perché se uno va a fare un corso così importante non devi andare in discoteca, non devi andare a divertirti, non devi fare niente, per 6 mesi devi solo studiare, poi avrai tempo per fare altro, quindi ce la siamo immaginata e l'abbiamo fatta così. Ok, quindi questo è un po' il vostro metodo per formare i sognatori. Li prendiamo per sfinimento. Esatto. Ma secondo te il contesto italiano è adatto alla formazione di sognatori? Beh, adesso anche lì cioè, è una guerra veramente contro... Però voi immaginate se dovete fare una startup di nuove tecnologie. Qual è il paese? Voi avete tantissimi soldi, immaginate, ecco, facciamo al contrario. Avete tantissimi soldi e un figlio e potete mandarlo dove vi pare a studiare nuove tecnologie. Dove lo mandate? In America, in Silicon Valley, no? Perché l'America è il posto dove si fanno nuove tecnologie, roba del genere. Se voglio fare legge, per esempio, magari non vado alla Bocconi, ma vado a Oxford, perché Oxford mi immagino che bla 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 bla. Però se voglio fare arte, in tutto il mondo, in tutto il pianeta Terra, dappertutto, vengono in Italia, punto. Perché l'Italia è arte. Cioè abbiamo anche, siamo l'unica nazione al mondo. Se io vi dico, che ne so, dov'è il Texas? Un attimo, ok, dov'è l'Italia? È lo stivale, cioè sulla terra noi abbiamo anche la forma figa, perché cioè abbiamo la forma più bella di tutto il mondo e noi la sprechiamo, cioè noi siamo artisti, siamo navigatori, siamo cuochi, siamo un sacco di cose e queste cose, ho finito il tempo? Ah, scusami, mi salutavi. abbiamo il paese più bello del mondo, incredibile, lo stiamo bruciando perché non crediamo in noi stessi, no? In realtà... Tutti i sognatori che noi formiamo, che vanno a finire in tutte le case di produzione, poi hanno sempre dei ruoli abbastanza importanti, perché dopo siamo abituati a cavarcela, no? Per cui una volta che poi l'arte ce l'abbiamo dentro, ci siamo nati in mezzo, esce, allora poi facciamo la nostra figura. Big Rock è nato in Italia, non ha aperto fuori come potremmo a San Francisco e in altri posti, perché crediamo che è molto figo dire vado all'estero a lavorare perché in Italia non c'è niente, vado all'estero perché in Italia non si può, però se tutti vanno all'estero e in Italia non si può, vabbè, sono bravi tutti, però fallo in Italia, perché noi siamo rimasti qua, nonostante le tasse e tutto il resto ci massacra veramente pesantemente, abbiamo la testa dura, per cui finché non ci fanno chiudere, noi pensiamo che in Italia sia il posto migliore per far crescere i sognatori, quindi cerchiamo di spiegare a fatica, perché siamo una struttura privata, non abbiamo finanziatori, niente, facciamo tutto col conto della serva a fine mese, cerchiamo di far capire alla gente che si può fare. E lo facciamo prendendo ragazzi, che sono la cosa più incredibile per il futuro, e spiegandogli chiaramente che vuoi fare una roba, falla, come andare nel deserto, andare sulla luna, lavorare a un film, tipo una volta al mese andiamo al cinema, prendiamo tutta la sala, andiamo a vedere un film, prima sceglievamo il film in base a chi ci aveva lavorato dentro, adesso invece scegliamo il film direttamente, prendiamo il film, lo andiamo a vedere in sala, solo per noi è una proiezione privata, alla fine del film, siamo andati a vedere Batman contro Superman ultimamente, alla fine del film si alza Marco in sala e dice io quella scena lì l'ho fatta così, perché presente in sala o in videoconferenza ogni volta andiamo a vedere il film c'è un corsista che ha lavorato al film, no? Perché così dai l'impressione a un ragazzo, dici guarda quello lì è come te, solo che ha iniziato il corso invece che adesso, come stai facendo tu, 5 anni fa, 4 anni fa, voleva fare questa cosa e l'ha fatto.
E questa cosa qua secondo me è una carica incredibile che possiamo dare, che l'Italia è molto molto ma molto fica, solo che noi, e lì questa è una cosa che spezzo la, perché io ci sputavo sopra quando ero più giovane, ma adesso da vecchio l'ho capita, andiamo spessissimo in America, almeno due volte l'anno facciamo questo viaggio incredibile, e loro hanno delle cose bellissime, perché hanno tipo un monumento di 200-300 anni e lo trattano come se fosse oro, cioè tu vai lì e sei orgoglioso di vedere questo monumento. 200-300 anni probabilmente è casa di mio nonno, a quell'età lì. Noi abbiamo il Colosseo, che ha... quanti anni ha il Colosseo? Una misura... e noi ci scriviamo sopra col pennarello, Francesca ti amo, cuoricino. Siamo dei buffoni. Quelli là con 200 anni di storia se la tirano come se non ci fosse un domani. Noi abbiamo il Colosseo, cioè probabilmente se scavate lì per terra troveremo qualcosa di più profondo di 200 anni. Perché noi siamo veramente seduti su una montagna d'oro, dobbiamo solo rendercene conto. Però poi prima o poi finisce l'ora se continuiamo a massacrarla così. Eh certo, allora purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo tempo solo per un'ultima domanda. Facciamo un viaggio di fantasia però nel tempo. L'attività che fai da alcuni anni è un mondo, come dicevi prima, assolutamente nuovo. Cosa ti immagini tu se pensiamo al medio periodo, fra 5 anni o fra 10 anni? Cosa sarà della computer grafica e dell'animazione? Beh, la tecnologia cambierà talmente tanto che racconteremo storie sempre più belle, quindi ci sarà la tecnologia che sarà talmente potente per raccontare delle cose incredibili, quindi ci saranno video, film con effetti sempre più meravigliosi e noi ci perderemo sempre in storie più incredibili, solo che mi auguro che poi queste storie ispirino, come dicevo prima, che sono storie fatte da sognatori, ispirino qualcuno che le realizzi veramente, che ci sia qualche tra di voi, qualche ingegnere, qualche dottore, qualche start-up o chi vi pare a voi che viene ispirato da una di queste storie e poi le mette in pratica veramente e ci porta su Marte, su nelle altre stelle, o ci fa fare cose incredibili che non sono buttare bombe a destra e a sinistra e cazzeggiare tra di noi, ma magari spostare l'umanità un po' più in là, quindi speriamo succeda questo. E qual è la cosa più folle che ha mai fatto un tuo studente quando l'hai abbandonato nel deserto? Beh, non è che noi li abbandoniamo, che ci vado, andiamo tutti insieme. Beh, di cose folli, guarda, veramente non saprei quante raccontarne, perché quando metti in mano a un ventenne una potenza del genere può fare veramente l'impossibile. Noi abbiamo, per ogni esame che facciamo, abbiamo degli Oscar che diamo, quindi uno fa l'esame di modellazione, diamo l'Oscar, fa l'esame di quello o quella, e poi abbiamo uno che si chiama l'All Black Awards, che è un Oscar che diamo a chi fa la cosa più incredibile, la persona più brava che abbiamo a Big Rock, umanamente, e invece il Redneck, che è un altro Oscar, lo diamo a chi fa la cosa più incredibile a Las Vegas, perché noi facciamo un blog durante il viaggio, giorno per giorno, tranne Vegas, perché quello che succede a Vegas rimane a Vegas, però in gran segreto diamo quel giorno del graduation day l'Oscar a questa persona che ha fatto questa cosa che non si può dire, però si becca l'Oscar perché solo lui sa cosa fa, e vi assicuro che hanno veramente esagerato, c'è una notte da leoni, in confronto sembra veramente una passeggiata per ragazzini, quindi quello. Grazie quella mille cosa Marco, grazie. Allora se ringraziamo intanto Marco Savini per il nostro invito, se lo vorrete rivedere sarà sul palco principale del festival alle 16:30 insieme a Guido Quaroni di Pixar. Ora però rimaniamo in ambito cinema e rimaniamo in particolare nell'ambito dei mestieri del cinema, e per questo chiamo sul palco i nostri due prossimi ospiti, che sono Silvia Diaconale, che è responsabile comunicazione corporate, private and sponsorship di BNL, e il professor Gianni Canova, che è un critico cinematografico ma anche giornalista, scrittore, saggista e soprattutto è preside alla IUM di Milano della Facoltà di Lingue e Comunicazione, quindi si occupa di cinema e storia del cinema. Benvenuto professor Canova, buongiorno, benvenuta buongiorno Silvia, a tutti. Grazie buongiorno. Per averci raggiunto qui sul palco. Allora, continuiamo a parlare di mestieri del cinema e di tutte le professionalità che ruotano intorno al cinema. Voi avete lanciato una piattaforma che si chiama I Mestieri del Cinema, che è appunto un progetto che verte sul mondo che ruota intorno alla produzione di un film. In che cosa consiste questo progetto? I Mestieri del Cinema è un progetto che sta dentro We Love Cinema e nasce dall'esigenza, mi riaggancio a quanto dicevate prima, cioè dall'idea che una delle cose straordinarie che ha il cinema e lo differenzia da tutte le altre arti è che il cinema è sempre un sogno collettivo, è un sogno sognato da tante persone che sognano assieme, e perché un film funzioni è necessario che tutte le competenze, le tecnicalità, le visioni, i sogni di coloro che stavano sul set e poi che stavano nella post-produzione riescano a creare quell'incanto che poi è il film che ci piace.
Secondo me uno dei problemi che ha avuto storicamente il cinema italiano, almeno negli ultimi 20 anni, è stato quello di enfatizzare troppo la figura dell'autore, del regista, no? Se poi uno si chiede, ma cosa fa il regista? Racconta una storia che magari non ha scritto lui perché l'ha scritto uno sceneggiatore. I personaggi li fanno vivere gli attori, le immagini le fa il direttore della fotografia, il ritmo lo dà il montatore, i colori, c'è il costumista, lo scenografo, la musica la fa il direttore della colonna sonora. Cosa fa il regista? Il regista, secondo me, al massimo fa il capitano della ciurma, cioè colui che riesce a fare in modo che tutto l'equipaggio porti la nave del sogno a far sognare anche coloro che non hanno realizzato il film. Allora, l'idea, l'intento, l'esigenza era quella di dire, attenzione, se il cinema ha ancora senso nella complessità fascinosa delle nuove tecnologie in questo momento, è perché è davvero un'opera collettiva. E allora bisogna valorizzare, dare peso a tutti gli altri mestieri che compongono il cinema, io ne ho citati alcuni ma sono infiniti, e quindi sul portale di cui poi parlerà Silvia, stiamo cercando da più di un anno ormai di raccontare i mestieri del cinema con video interviste, ma addirittura con recensioni. Io tutti, non sono neanche recensioni, tutti i lunedì posto un intervento in cui ragiono su un film esclusivamente da un punto di vista settoriale di un mestiere, quindi recensisco un film dal punto di vista del location, dal punto di vista delle scarpe indossate dai personaggi, dal punto di vista dei colori, dal punto di vista della luce, dell'uso della luce, e scopri delle cose. Per esempio l'ultimo film di Tarantino, lì era facile, l'ultimo film di Tarantino, Hateful Eight, ho recensito soltanto la colonna sonora di Morricone, ma stando proprio sull'uso, come dire, delle sonorità, delle armonie, dei silenzi, ti rendi conto che il cinema è davvero straordinario per questa complessità. Se sbagli le scarpe in un film, il sogno viene meno bello. Quindi questo significa che sostanzialmente dietro alle figure più note, come quelle dell'attore o del regista, devono vivere tante altre professionalità. Lei anche, insomma, di lavoro, essendo insegnante, si occupa anche di lavorare su questi ambiti, quindi della formazione di professionalità. Secondo lei, vista anche l'evoluzione degli ultimi anni, degli ultimi decenni, quanto è importante oggi la formazione di queste figure? È importante, è fondamentale, e anch'io... Prima dicevi sono un critico, no? Io non sono un critico. Un critico è colui che dice mi piace o non mi piace. Io non dico mai se mi piace o non mi piace. Mi piace o non mi piace è una cosa privata. Io cerco di contagiare chi mi ascolta con le mie passioni. E poi di mestiere cerco di fare il formatore e mi riaggancio a quanto si diceva prima. C'è un fondo, un sottile filo rosso che va da Big Rock al modo in cui insegniamo cinema noi a Milano. Nel senso che fino a pochi anni fa, purtroppo, nelle università italiane i percorsi formativi che venivano offerti agli studenti erano pensati soprattutto in funzione dei professori, delle carriere dei professori, delle scuole dei professori, dei portaborse dei professori. Gli studenti e le necessità del paese o dei no, venivano assolutamente in secondo piano. Tantissime volte mi è capitato di sentire i miei colleghi, gli studenti sono un optional. Cioè contano loro, cioè, noi stiamo cercando di rovesciare questo paradigma, cioè contano in primo luogo gli studenti, in secondo luogo conta il paese, le esigenze. Noi, ricordo, siamo l'ultimo paese OCSE per numero di laureati. Nella fascia di popolazione fra i 19 e i 29 anni, in America il 92% dei ragazzi frequenta l'università, in Italia poco sopra il 30%. Frequenta, il che non vuol dire che si laurea. Questo vuol dire che siamo veramente in una situazione drammatica, ma capisco, perché cosa vado a fare un'università che serve più ai professori che agli studenti? Quindi bisogna rovesciare questo. Allora, per esempio, dal punto di vista del cinema, non si tratta più soltanto di insegnare la storia del cinema, che serve, la teoria e la tecnica del linguaggio audiovisivo, che serve, ma si tratta di coniugare il sapere col saper fare e quindi di costruire dei percorsi in cui continuamente delle attività laboratoriali ti consentono di metterti alla prova e di verificare sul campo ciò che stai apprendendo sul piano teorico. E questo è un modello virtuoso, perché chi esce da scuole fatte così lavora, mentre chi usciva da scuole fatte in modo tradizionale non lavora. Dopodiché serve anche la teoria, io non sto dicendo che non serve, perché le visioni, i sogni ce li hai se conosci anche, come dire, come quel determinato linguaggio, in questo caso il cinema, funziona, che tipo di visione è prodotta nel passato,
devi conoscere Fellini se vuoi lavorare nel cinema. Il problema è che noi non conosciamo neanche Fellini. Ho fatto recentemente una ricerca con la mia università e abbiamo preso, divago 30 secondi, non c'è problema. Abbiamo preso 10 grandi film italiani, La Dolce Vita, Ultimo Tango a Parigi, Rocco e i suoi fratelli, C'era una volta in America, con un'immagine tipo, e abbiamo sottoposto queste 10 immagini a 1000 studenti italiani nella fascia 18-23 anni e a 1000 studenti europei, inglesi, polacchi, francesi, ungheresi, eccetera, eccetera. Che film è? Bene, la percentuale di coloro che riconoscono La Dolce Vita è molto più alta fra gli studenti polacchi e ungheresi che fra gli studenti italiani. Non faccio commenti, lascio a voi commentare e mi riaggancio a quanto si diceva prima, cioè siamo un paese che sta buttando via i pozzi di petrolio su cui abbiamo la fortuna di essere nati. Certo, e riagganciandoci a quello che diceva prima, cioè l'idea di questo cambio di paradigma all'interno dell'ambiente accademico, pensa che questo cambio di prospettiva stia passando anche al grande pubblico, cioè viene colta questa evoluzione anche dagli spettatori qualunque, oppure è ancora una cosa che è agli albori? È una battaglia che si sta facendo. Poi io non credo che lo spettatore qualunque debba necessariamente cogliere che lì il film funziona perché c'è stato un costumista. È come il designer, no? Tu vedi quella sedia, se tu studi design, immediatamente ti devi chiedere perché ha usato quei materiali, come ha fatto l'aggancio fra la seduta e lo schienale, eccetera, eccetera, eccetera. E devi ragionare su quello, che rapporto c'è fra quella forma e quel prezzo, se tu vuoi essere uno che produce design. Questo lo devi sapere. Ma chi vede la sedia, mi piace, mi ci siedo sopra, mi ci trovo, il rapporto fra la qualità, la forma e il prezzo mi va bene, e quindi in qualche modo questa sedia mi dà qualcosa. Credo che il rapporto debba essere un po' questo, insomma. E quindi dalla comunicazione delle figure professionali che stanno dentro il mondo del cinema, il cinema stesso può trarre un beneficio? Assolutamente sì, perché noi veniamo da una storia per cui queste figure professionali spesso sono state svalorizzate, ma veramente marginalizzate. Abbiamo costruito una eccessiva e secondo me fuorviante e distorcente idolatria dell'autore con la A maiuscola. Mentre invece spesso poi i veri creativi dentro un film non erano quelli che si consideravano gli autori, ma erano... E ci sono tutta una serie di professioni che vanno rivalorizzate. Per esempio, quando qualche settimana fa ero a Roma per i David di Donatello, andando al teatro dove c'era la premiazione, mi sono imbattuto, c'erano lungo la strada dei rumoristi con dei cartelli che protestavano, perché dicevano ma noi siamo i rumoristi. Uno pensa il suono, no? Ma il suono è un comparto complessissimo dentro la tessitura di un film. C'è il fonico di presa diretta, che è quello che deve garantire la qualità dei dialoghi in presa diretta, ma poi tutta la dimensione dei rumori che fanno la colonna audio è fatto da professionalità altre. Allora i rumoristi dicevano perché noi non c'è un premio per noi tra i premiati di Davide Donatello? Ma allora si potrebbe arrivare a pensare le controfigure. Perché tu dai un premio a Brad Pitt quando quella scena lì, che è quella più famosa, non l'ha fatta lui perché il corpo ce l'ho messo io? E bisognerebbe andare a far capire almeno ai professionisti della comunicazione che queste professionalità vanno valorizzate. Bisogna anche a loro dare quello che meritano, perché poi appunto il film è prodotto di un sogno collettivo, di una collaborazione collettiva, e questa è la sua grandezza. È la sua differenza rispetto a chi scrive un romanzo, a chi dipinge un quadro, che sono lavori solitari, no? Ti chiudi nella tua camera, nel tuo studio e lo fai. No, il cinema no, il cinema deve riuscire a far sognare con te almeno altre 200 persone, questa è la bellezza. Certo, grazie. Quindi rientriamo nella parte diciamo un po' più tecnica, in quella che si può trovare anche online. Quindi abbiamo parlato del racconto di questi mestieri del cinema, del progetto I Mestieri appunto del cinema, che si trova all'interno di una piattaforma più ampia che avete chiamato We Love Cinema. Sì. Che cos'è questa piattaforma? Allora, la piattaforma We Love Cinema è nata nel 2012 con un obiettivo molto specifico, quello di diffondere la cultura del cinema. Dunque, We Love Cinema è di BNL è la banca del cinema da 80 anni, quindi noi da 80 anni supportiamo il mondo del cinema dal punto di vista economico, l'industria cinematografica e il tessuto economico dell'industria cinematografica. Abbiamo prodotto più di 5.000 film in 80 anni e quindi in qualche modo cerchiamo di far realizzare questi sogni del cinema.
cosa abbiamo cercato di fare nel 2012? Ci siamo detti, ma oltre a, a produrre, a aiutare alla realizzazione del film, diffondiamo la cultura del cinema, cosa che ci siamo accorti nel web e nei social network non era un posizionamento coperto, perché bene o male tutti i siti, tutti i portali, tutte le community vendono qualcosa, o vendono il circuito cinema o le case di produzione del proprio film, quindi supportare la cultura del cinema. Da qui nasce la piattaforma We Love Cinema nel 2012, che è una piattaforma fatta da un'app, da un sito web, da Facebook e Twitter. Oggi, dopo 3 anni, possiamo dire poco più di 3 anni, siamo comunque la seconda community su Facebook e su Twitter, e la prima come total engagement e proprio il numero di interazioni che le persone hanno rispetto ai contenuti che noi postiamo e pubblichiamo. Questo è molto importante, perché vuol dire che sono contenuti di qualità e soprattutto che parliamo alle persone giuste nel modo giusto. Da qui è stata appunto fatta questa collaborazione col professor Canova, ma anche Laura Delicolli, che è una giornalista molto accreditata, perché quello che vogliamo fare sono prodotti di qualità e fare cultura del cinema italiano, soprattutto italiano. Parliamo anche dell'estero, ma facciamo molti approfondimenti nell'ambito di quelle che sono del cinema italiano, dalle professioni, ma non solo, anche distribuzione, produzione, la storia del cinema. Abbiamo tutta una sezione, appunto, mi ricollego al discorso di prima, che parla della storia del cinema, gli Oscar vinti, quali registi. Quindi cerchiamo proprio di coprire tutta un'area che oggi è un po' dimenticata. E al di là poi del numero di interazioni, voi avete anche già delle informazioni su chi è il vostro pubblico, insomma chi sono le persone che vengono a cercare contenuti sulle vostre piattaforme? Cioè, l'abbiamo costruito, nel senso che infatti il nostro claim è prima e dopo il film, perché il nostro obiettivo, quando abbiamo pensato a questa piattaforma di comunicazione, era di parlare sia a chi fa il cinema, e siamo seguiti da tutti i professionisti, dalla maggior parte, abbiamo proprio dei ritorni delle persone che lavorano nell'ambito del cinema in tutte le sue professioni, oppure che vorrebbero fare cinema, e di chi è appassionato di cinema veramente, che cerca comunque degli approfondimenti, delle cose in più, al di là del mi piace che dicevamo prima o non mi piace, degli incassi che ha fatto il film che è uscito nell'ultima settimana perché ha l'attore famoso o perché ha avuto una produzione oltreoceano milionaria che noi in Italia non abbiamo. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è di valorizzare veramente tutte le professionalità e tutti i valori aggiunti che tutti i mestieri danno a un film, soprattutto del cinema italiano. Perfetto, grazie. Allora, concluderei con un'ultima domanda per il professor Canova, una domanda che sto ponendo un po' a tutti gli intervenuti qui sul palco. Siccome il tema di quest'anno del festival è il tempo, noi guardiamo un po' anche l'evoluzione nel tempo del cinema, non tanto nella storia del cinema, quindi il passato, ma anche il futuro. Secondo lei, che cosa ci aspettiamo dal mondo del cinema per i prossimi anni? Ci saranno delle modifiche a livello di professionalità, di strumenti, di ruoli? Ma addirittura a livello di rapporto. Il cinema è tempo, prima di tutto. Il cinema è fatto di luce, scrittura di luce e di tempo. Godard diceva: il cinema è la verità 24 fotogrammi al secondo. Quindi è... Allora, ho scritto un lungo pezzo per il numero di Wired che è stato presentato qui, che trovate su questo tema, dove racconto per esempio di, non so, siccome il film più bello che io abbia visto negli ultimi 10 anni non l'ho visto al cinema ma l'ho visto in un museo, si chiama O'Clock, si chiama Clock l'orologio, ed è quel film di montaggio che dura 24 ore, che ha vinto il Leone d'Oro alla mostra d'arte di Venezia, non del cinema, ed è un film di montaggio che dura appunto 24 ore, e in qualunque momento tu entri tu vedi una sequenza di un vecchio film. Adesso sono le 15:27, tu entri e vedi una sequenza di un vecchio film che si svolge alle 15:27, e c'è un orologio o un personaggio che lo dice, e quindi c'è stato un lavoro di ricerca straordinario sulla storia del cinema per costruire un orologio visivo fatto di immagini d'archivio del cinema. Ma pensate alle 2:22 di notte o alle 4:41 di notte trovare un film con un orologio che segna le 4:41, è strepitoso. E quindi ecco, il tempo di visione per vedere quel film dura tanto quanto il tempo necessario per vedere, cioè 24 ore. Oppure un'altra cosa straordinaria, Psycho rallentato, anche questo in un museo, in modo da far durare il film Psycho di Hitchcock
tanto quanto dura l'azione che il film racconta, quindi due giorni e mezzo, due tre giorni, e quindi un upcycle rallentatissimo, in modo che il tempo di fruizione, di visione coincida col tempo di ciò che accade nel film. Vedete come il cinema sta sperimentando nel suo essere tempo dei rapporti assolutamente nuovi e innovativi anche sul modo di usare il tempo nel racconto del film. E nel suo essere tempo cambiano anche i tempi di produzione di un film, i tempi di realizzazione? Beh, spero che cambieranno, perché per ora siamo, nel cinema italiano, siamo ancora lì alle canoniche fra le 5, le 6, 7 settimane di set, per cui, mentre invece bisognerebbe... l'altra settimana ho partecipato a un workshop molto interessante fatto da un pool di televisioni locali che hanno chiamato i loro collaboratori dipendenti, e l'esercizio era: alle 2 di pomeriggio abbiamo dato un tema, la location era una importante villa storica, no? E a ogni truppa è stato attribuito un genere, e entro le 8 di sera dovevano consegnare un cortometraggio, quindi scriverlo, dirigerlo, trovare gli attori, montarlo, musicarlo in 5 ore. Ingenui, non rifiniti, ma strepito, cioè la creatività, se la sproni in questo modo, tira fuori delle idee, delle cose belle anche in tempi molto più rapidi. Certo, grazie, vi ringrazio ancora. Grazie a voi.